Ciao a tutti, io sono Teo e questi sono i Cinefax Express, ma anche un po' on the road. Qua ormai i format si mescolano tra di loro, ma facciamo che sono gli Express. Oggi rispondo a un film che mi ha chiesto solo uno di voi, ovvero L'Antiviaggiatore, che mi ha chiesto Aguirre, furore di Dio, di quel pazzo di Werner Herzog, tra l'altro preoccupandosi del fatto che magari mi ha chiesto un film troppo vecchio. No, qualunque film va bene. Parto con raccontarti che Herzog ha dichiarato di averlo scritto in 2 giorni e mezzo. Tra l'altro mentre andava in giro con la sua squadra di calcio sul pullman. E c'è una cosa divertente, nel senso che un giorno quello che gli era seduto vicino sul pullman stava male e gli ha praticamente vomitato sulla macchina da scrivere, perché Herzog stava scrivendo con la macchina da scrivere in pullman, tu pensa come può essere. E chiaramente quelle pagine di sceneggiatura sono andate perdute perché Herzog non poteva salvarle, visto che erano piene di quella roba lì del suo compagno di squadra. Ha preso e le ha buttate dal finestrino, poi però non si ricordava che cosa avesse scritto e quindi niente. Poi il film non è mai stato provato prima, cioè gli attori reagivano bene o male a quello che gli capitava, le cose avvenivano abbastanza spontaneamente. C'è una scena, se ci fate caso, all'inizio proprio del film, quando ci sono loro che portano in giro con il portantino la figlia di Aguirre, c'è una scena in cui c'è il portantino che dondola pericolosamente e lei rischia di cadere. Ecco, c'è una mano che si vede, la mano che entra così dalla destra dell'inquadratura, quella mano è la mano di Herzog che si assicura che il portantino non cada. Poi posso dirti che su quel set la gente ha rischiato la vita sul serio. Ad esempio in una scena al villaggio Kinski prende a spadate sulla testa uno veramente, e meno male che quello là aveva l'elmo, perché sennò gli saltava via la testa. Oppure posso dirti che Kinski è stato morso almeno una 20 di volte dalle scimmie. Herzog ha invece dichiarato di essere stato morso almeno una 50 di volte dalle scimmie del film. E non solo, in una scena in cui c'era bisogno di abbattere un albero, e ovviamente se ne occupava Herzog stesso della cosa, è stato attaccato da, dice lui, 150 formiche rosse che lo hanno punto da tutte le parti e non è neanche riuscito a tirare giù l'albero come voleva fare. Poi vabbè, non sto a raccontarti la questione di Herzog che voleva a un certo punto ammazzare Kinski davvero, che lo ha minacciato con le armi, perché quella secondo me la sanno un po' tutti. Ma posso concludere con una cosa simpatica, che anche questo film, come gli altri precedenti del caro Werner, è stato girato con una macchina da presa 35 mm che lui aveva rubato alla Munich Film School, scuola di cinema di Monaco, che tra l'altro lui non ha neanche mai frequentato. Lui la cosa l'ha sempre raccontata tranquillamente dicendo: ma non è un furto, io in realtà per esigenze artistiche avevo bisogno di una macchina da presa, perché dovevo raccontare delle storie, dovevo girare dei film, adesso io invece devo girare il volante, e quindi ho preso la macchina da presa. Dov'è il problema? Non ce l'avevo. E vogliamo forse dargli torto? No, io non me la sento di dare torto a uno come Herzog. E con un furto giustificato dall'arte possiamo concludere anche questo appuntamento con il Cinefax Express on the road, questo formato ibrido che vede la luce per la prima volta, ma credo forse anche l'unica. Voi continuate a scrivermi le richieste per i Cinefax dei film che volete voi. Se sarete da soli vi troverete in questi Express, se invece vi troverete in compagnia di altri che hanno chiesto lo stesso film, allora andrete negli on demand. Voi scrivetemi i commenti come fate di solito. Questa non è una tastiera del computer, è un volante, però è uguale. Se voi volete scriverli sul volante, se funziona va bene lo stesso, a me basta che mi arrivi la richiesta. Adesso basta perché sto diventando veramente lungo. Alla prossima, ciao ne.